Ciao a tutti e bentornati su Tam Tam Radio. Qui a parlarvi siamo Benedetta e Desiree. Oggi siamo felici di avere come ospite speciale Francesco Messori. Buongiorno a tutti. Siamo Liceo Fanti, nell'aula di fianco a noi si sta registrando un podcast con un'intervista a Francesco Messori. La stanno registrando i ragazzi di Tam Tam Radio, un progetto dell'ex alternanza scuola-lavoro di cui ci parlerà Benedetta Romito, che è una protagonista. Esatto, allora siamo della classe terza Uli, corso liceo Fanti e scienze umane. Ok, e, dell'indirizzo di scienze umane, esatto. Quindi la USTA per quello. Sì, è una sezione. Possiamo dire di esatto. Sì. Okay. E, è un progetto che ci è arrivato dopo un anno di storia da un'altra terza sempre di scienze umane dell'anno scorso e subito siamo stati un po' presi così appena arrivati a scuola. In una settimana ci hanno detto dovete andare in diretta, quindi non abbiamo fatto una settimana piena di lavoro, ma ci siamo buttati molto giù perché abbiamo visto che non era molto accettata dalla scuola come l'anno precedente. Abbiamo fatto 3 mesi un po' faticosi, però dopo la settimana didattica, che la scuola ci dà appunto questa opportunità di fermarsi con il programma per dare la possibilità agli studenti comunque di recuperare per eventuali debiti, abbiamo lavorato e l'abbiamo un po' riorganizzata. Infatti io da speaker sono passata a fare un po' la segretaria, tenere dietro un po' tutta la radio. Ecco, perché specifichiamo che ognuno dei ragazzi che partecipano al progetto ha una mansione diversa e ci stavi dicendo che la tua è quella di PR, giusto? Tu curi le pubbliche relazioni e... Chiamo gli eventuali ospiti oppure il giornale e così. Comunico con i professori, con la vicepresidenza, mentre altri come la Zoe Turci e così fanno i tecnici. C'è anche, abbiamo diviso la redazione in 4 argomenti, sport, oppure serie TV cinema, e trattano sia di dirette che di podcast caricati sul sito. Come avete deciso quali ruoli rivestire? Siamo andati un po' con le passioni delle persone. Subito la divisione nei primi 3 mesi l'abbiamo fatta un po' forzata, però successivamente abbiamo capito che non funzionava e quindi li abbiamo divisi in base alle passioni delle persone. Quindi avete sperimentato quelli che sono i vostri talenti, vi esatto. Siete messi alla prova. Esatto, abbiamo diviso la redazione in base alle proprie passioni, infatti chi sta registrando adesso con Francesco Messori ha deciso di trattare l'argomento sport. Questo progetto ti sta dando l'ispirazione per realizzare qualche sogno? Da grande cosa ti piacerebbe fare? Ma da grande ho un'idea completamente diversa, vorrei continuare su psicologia. Ok. Però comunque subito sembrava un progetto buttato lì, in realtà adesso si sta rivelando quasi un vero lavoro. Quindi pensi che ti sarà utile anche per il tuo futuro professionale? Sì, sicuramente mi sta aiutando anche a interagire con persone esterne. Il calcio. Sotto questo punto di vista, infatti, sei capitano e fondatore della Nazionale Italiana di Calcio Amputati. Com'è nata questa tua idea? Allora, io fin da piccolo... Cosa ne pensi di questa esperienza e anche cosa ne pensi di questo progetto che noi stiamo facendo in questa scuola? Penso che è stata una bella esperienza e penso che la scuola abbia dato inizio a un bel progetto che dà la possibilità nel promuovere anche belle testimonianze e quindi penso che stamattina sia stata una bella esperienza, quindi vi ringrazio, alla prossima.